Benvenuti ad una nuova puntata di The Interview Game, il gioco intervista. Prima di cominciare la puntata di oggi, vi invito ad iscrivervi al nostro canale Studio Sound su YouTube, ma anche a seguirci su tutti i social. Prima di cominciare, però, come di consueto, vorrei presentare e salutare Valeria Vitolo. Ciao Sara, ciao a tutti e bentornati. Prima di introdurre l'argomento di oggi vorrei ricordare ai nostri amici a casa di rivedere tutte le nostre divertentissime puntate e ricordare che ci sono tantissimi altri programmi divertenti da guardare sui nostri canali. Introduciamo la puntata di oggi, dove parleremo di letteratura contemporanea. È un argomento diverso dal solito. E stiamo facendo man mano tanti tipi di arte e questa cosa è sempre interessante e piacevole. L'ospite di oggi è molto giovane, qualcosa che abbiamo trattato nelle precedenti puntate perché si parlerà di scrittura, però vorrei invitare sul palco l'ospite di oggi, Martina Benigni. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Martina. Benvenuta. Ciao Martina, come stai? Ciao, bene, grazie. Benissimo, benvenuta, siamo contente che sei qui con noi. Parleremo oggi appunto di letteratura contemporanea. E c'è un genere che ti appassiona particolarmente? Allora, il genere che più di tutti mi appassiona sicuramente è la poesia. Un genere diciamo, un po' dimenticato, un po' considerato di serie B certe volte, però è diciamo, il mio genere proprio preferito. E poi ovviamente il romanzo in generale, ecco. Bene. Abbiamo introdotto dicendo letteratura contemporanea. Però c'è una differenza tra letteratura contemporanea e letteratura moderna, perché molti potrebbero confondere le due cose. La letteratura moderna va da fine del XIX secolo agli anni 60, mentre la letteratura contemporanea dal secondo dopoguerra fino al giorno d'oggi. Ti chiedo, c'è un autore che conosci anche personalmente, che ti piace particolarmente del genere comunque nella letteratura contemporanea? Allora, di autori contemporanei ho avuto la fortuna di conoscere Liela Rus, che è una scrittrice a me molto cara, un'amica, una sorella maggiore in realtà, e che scrive poesie ma anche romanzi, ecco. E poi ho avuto anche la fortuna di conoscere un altro autore contemporaneo che si chiama Francesco Troccoli e che appunto diciamo rappresentano tutti e due questi esempi che appunto ho avuto la fortuna di conoscere di quanto la letteratura contemporanea sia ancora viva, attuale, che possa ancora arrivare a raccontare tante cose attraverso modi diversi e quindi a emozionare poi fondamentalmente. Quindi ci sono sicuramente tantissimi autori, i grandi classici, no, che vendono sempre intramontabili, però anche la realtà contemporanea è molto viva e va conosciuta. Oltre i banchi di scuola, se vogliamo metterla lì. Sì, assolutamente, perché poi ecco, tante volte uno si ferma lì, invece poi andando avanti c'è ancora di più e c'è anche più tempo per approfondire. In genere quando si parla di scrittori si parla un po' della voglia che si ha di far emergere sensazioni che magari non si riescono ad esprimere parlando. E quando tu scrivi riesci a farlo nell'immediato o hai necessità di essere ispirata da qualcosa e poi procedere? Ma diciamo dipende, sicuramente la scrittura mi permette di capirmi innanzitutto meglio, anche di rapportarmi agli altri poi in maniera quasi più ordinata, perché ecco riesco a vedere su carta il pensiero, renderlo magari più bello, più fluente, eccetera. Però sicuramente l'ispirazione è anche importante, per quanto mi riguarda può venire sia dai vissuti personali, le persone a me vicine, ma anche spesso e volentieri dagli sconosciuti. Magari un'immagine mentre cammino per strada mi colpisce, poi torno a casa oppure sul momento mi fermo, prendo un taccuino oppure un cellulare e scrivo qualcosa, insomma. Anche perché poi devi scrivere nel momento in cui ti viene in mente, altrimenti sì, presi da mille cose, ormai è andata perduta. Ci sono tanti autori contemporanei che conosciamo molto bene, che da un romanzo poi ne è stato fatto un film, mi viene in mente Baricco con 900, diventato la leggenda del pianista sull'oceano, un film meraviglioso di Tornatore.
oppure Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Quanto è importante per te viaggiare con la fantasia della lettura di un libro prima di vedere il film e quindi poi avere già un'immagine magari stampata che è legata alla pellicola? Beh, sicuramente la lettura, come sostengono in tanti, poi è sempre diversa poi dal vedere il film al cinema. Tanti dopo che vedono il film rimangono delusi, tante volte dicono no, ma il libro è meglio. Effettivamente il libro secondo me ha il vantaggio di permetterti di creare delle immagini dentro di te e quindi sei anche un po' tu il regista, magari tu il personaggio quando leggi te lo immagini in un modo, poi vedi il film diverso, però ecco sicuramente ci fa lavorare molto il libro da questo punto di vista della nostra fantasia e quindi ci ricorda che siamo ancora vivi e che possiamo ancora immaginare, per fortuna. Decisamente, poi magari uno scrittore quando ha in mente qualcosa e lo mette nero su bianco, non è detto che poi il regista possa trasportare la stessa immagine che ha avuto lo scrittore e riportarla, certo, e farla in sceneggiatura e farla diventare un film. Abbiamo già un po' introdotto la poesia, mi piacerebbe farti questa domanda sulla poesia e anche sulla letteratura, perché no? In un mondo così social come quello di oggi, secondo te come si può far tornare ad apprezzare questo genere? Ma allora, il social può essere utile perché sicuramente ti dà più visibilità e quindi banalmente più lettori possono avvicinarsi alla poesia. Mi viene in mente Rupi Kaur, che per esempio è, se si pronuncia così spero, che è famosissima e che è proprio stata definita una degli Instagram poets, forse con lei proprio è iniziato questo trend. Dall'altra parte però magari tanti lo usano proprio come mezzo di lettura, tanti leggono direttamente le poesie da Instagram o da qualsiasi altro social ed è un peccato perché il rapporto poi proprio con il libro, proprio anche a livello di tatto, ma anche di olfatto, no? L'odore dei libri, quanto ci appassiona. Ed è proprio un'esperienza diversa, quindi secondo me sì, il social è utile, però poi la lettura, la poesia è diversa, è un tempo diverso, è proprio un'altra esperienza poi. Un momento che con un libro ti prendi per te, tra te e te, perché tra le tante cose che abbiamo da fare diventa sempre difficile, sì. E deve essere un momento che decidi di prenderti. Ci hai detto brevemente che il tuo genere, quello che ti appartiene di più, è la poesia o anche il romanzo, e quindi è già di tuo, è già uscito qualcosa in questi due generi? Allora, ho appena pubblicato una raccolta di poesie con la casa editrice Ensemble, è uscita da più o meno una settimana ufficialmente ed è una raccolta di un'ottantina di poesie circa che si intitola Coraggiosamente fare le cose per niente e che appunto, ritornando al discorso dei social oppure del fatto che non abbiamo mai tempo, quindi trovare il tempo di fare delle cose per niente, cioè senza secondi fini, senza avere un tornaconto materiale, fare delle cose che poi sono quelle realmente proprie dell'essere umano, no? Quindi fare un dipinto, scrivere una canzone, fare una carezza a un amico, sono quelle cose spontanee che abbiamo dentro di noi per natura, direi. Poi soprattutto di questo periodo, esatto, già l'essere particolarmente distanti è tutto molto, sì, complicato, sperando di tornare man mano sempre di più ad apprezzare anche questi gesti fisici, un abbraccio, come no, certo, una carezza, come dicevi tu, da parte di un amico. È arrivato il momento, sì, di giocare, okay. Tu sei pronta? Prontissima. Non maltrattiamo nessuno, ci divertiamo insieme. È in genere sempre il personaggio da indovinare, ma lo facciamo in generale, è legato al tipo di arte di cui parliamo, quindi sempre e comunque all'argomento di, okay, puntata. Allora, Martina, puoi mettere il cerchietto. Ok. Metto così, tipo, sì, fascetta, esatto, alla Rambo, ok. E togliere qua ciò che lo ricopre. Sì. Di là, ok. A posto. Ho fatto? Ci siamo. Perfetto. Sì, perfetto. Sto bene? Insomma. Sì. Benissimo. Mi stavo, lo porto via. Ok, siamo pronti? Vai, sono concentrata. Bene, allora, che il gioco abbia inizio.
Nasce a Firenze. Nel 1929. La sua bisnonna era di Barcellona. Il padre possedeva una piccola bottega artigiana fiorentina. Nasce come giornalista. Disse che per essere buona un'intervista deve infilarsi, affondarsi nel cuore dell'intervistato. Tra gli anni 70 e 80 è sulla cresta dell'onda. Due dei suoi libri sono tradotti e pubblicati in tutto il mondo. I suoi articoli pubblicati sulle testate più importanti. La fama la porta nel 1977 a ricevere la laurea honoris causa in letteratura dal Columbia College di Chicago. Il fondamentalismo islamico è uno dei suoi argomenti fulcro. Si trasferisce e si innamora dell'America. Alla fine degli anni 70 i viaggi in Italia si fecero sempre più sporadici. Nel settembre del 2001 il Corriere della Sera pubblica La rabbia e l'orgoglio. Passò anni a combattere la sua spietata guerra personale contro il cancro. Preferiva essere chiamata scrittore e non scrittrice. Lettera ad un bambino mai nato. Oriana Fallaci? Ok. Giusto. Mi tolgo. Brava, brava. Sì. Il cerchietto. Io? Sì, era giusto. Sì, era giusta. Brava, complimenti. Ci penso ogni tanto, se fossi al posto... Zero. Come fare i quiz da casa ospite. E comunque non indovinare. Esatto. L'ansia, la gocciolina. Brava, complimenti. Tanto grazie per essere stata con noi. La nostra Martina Benigni ha vinto, quindi potremo leggere qualcosa o potranno leggere qualcosa di tuo, ascoltare con la tua voce subito dopo la puntata. Quindi ti possono seguire su tutti i social, Martina Benigni, facilmente sei. Nome e cognome, è molto facile trovarmi. Grazie Martina per essere stata con noi, come ha già detto la potete trovare su tutti i social Martina Benigni, leggere le sue poesie e i suoi racconti. Intanto se volete partecipare ed essere ospiti con noi, giocare insieme, raccontare la vostra arte, studiosoundwebtv@gmail.com. Intanto grazie per averci seguito, grazie anche a Valeria per essere sempre di supporto. Grazie a te Sara, grazie a tutti, seguiteci sui canali di Studio Sound e scriveteci se volete partecipare. Ciao! Ciao! Grazie, ciao! Per sempre. Che grande mistero la morte, grande atomo oscuro, silenzio muto parlante che svuota e riempie ogni essere. Per ogni fiore che muore c'è un'ape che succhia e un frutto mangiato. Ogni inizio si specchia in una fine. Ma se sia nato prima l'uovo o la gallina, io non lo so. Non so perché tra ieri e oggi ci siano 30 anni e nemmeno perché a te li abbia annegati. Non so perché l'assenza mi tremi le gambe o perché il cuore mi batta del tuo. Ma è vero che l'arietta fresca del mattino mi mette allegria ed il mondo m'appare speranzoso perché tutti intorno tu sei. Non lo so perché, ma lo so, nessuno morì per davvero e tutti vivemmo per sempre. Grazie e un saluto a tutti gli amici e alle amiche di Studio Sound da Martina Benigni.